Raffaele, dopo due anni di fermo riprende il tour degli Astiocena? Finalmente, dopo due anni di pandemia che ha sospeso tutte le attività canore, spettacoli, teatro, musica di tutti i tipi, spettacoli di tutti i tipi. Per fortuna riprendiamo sperando che la stagione sia, come dire,. Grande per tutti noi. E il primo spettacolo ce l'abbiamo il 7 giugno a Belvedere Spinello. C'è la festa padronale della Madonna della Pietà. Due giorni, lunedì e martedì, e ci hanno invitato con grande piacere, andiamo lì. La vostra è musica popolare, quindi una musica che conosciamo tutti, che piace a tutti e che ci mette anche un po' di allegria. La musica deve essere allegria, lo spettacolo deve essere spettacolo. Chiaramente nello spettacolo c'è la musica e c'è una certa musica. Per noi è la musica popolare calabrese, musica etnica, dove cerchiamo di portare le tradizioni nostre del territorio, della provincia di Crotone, della Calabria in generale, perché credo che questo patrimonio non vada disperso. E la nostra identità. Anche. Certo, attualizzata da oggi, però cercando di portare sempre quali sono le nostre radici, da dove veniamo, la nostra storia, le nostre tradizioni, la cultura che partiamo dai greci, dai bizantini, eccetera, eccetera. Insomma, non ti devo raccontare, tu ci conosci già, quindi è quello. In, questa, in questo nuovo tour ci sono delle, delle canzoni nuove, avete fatto qualcosa in questo periodo di fermo? Allora, in questo periodo ci, ci sono già in itinere 4-5 pezzi nuove, chiaramente alcuni purtroppo non abbiamo potuto fare le prove, quindi sono in arrangiamento, ma speriamo di qualcuna di farlo ascoltare in anteprima. Questo spettacolo che si terrà il eh, 7 di giugno a che ora? Alle ore 22. Perché prima, ci so, da quello che ho letto sulla locandina che hanno pubblicato il Comune, come è stato festa, prima c'è la processione, poi i fuochi d'artifici e alle 22 il concerto. Quindi un, invitiamo i nostri concittadini, i nostri conregionali ad essere presenti. Invito tutti ad essere presenti, è il primo spettacolo che facciamo nella nostra provincia è, come Astiochena, invitiamo tutti e invitiamo tutti quelli che organizzano feste e spettacoli a tenerci presente perché vorremmo essere gra graditamente invitati.